il giudice Ingroia per questa appassionata difesa della Costituzione e invito tutti a seguire l'andamento della manifestazione di domani. Poi, non so se il sindaco vuole prendere la parola, no, e penso ci sia qualche altra persona. Vorrei aggiungere una considerazione che ha fatto uno studioso a proposito dei modi attraverso i quali si può modificare la Costituzione. Voi probabilmente, come me, non avete mai sentito la parola palaver, credo che non la conosca nessuno. Questo studioso sostiene che la nostra Costituzione non è nata a colpi di maggioranza, ma attraverso il metodo del palaver. Il palaver è quel dialogo che facevano i commercianti portoghesi quando si recavano a comprare presso le popolazioni africane. Ed è un dialogo che, lunghissimo, alla termine del quale c'è la contrattazione. Perché in realtà, nello spirito di questi popoli, il problema non è quello di contarsi. Quando ci sono temi fondamentali che riguardano il gruppo, la comunità, si discute all'infinito, fin quando tutti i componenti del gruppo arrivano a delle conclusioni condivise. E questo deve valere anche per la nostra Costituzione. E secondo questo studioso, la nostra Costituzione è nata, quando è nata, con questo metodo, accogliendo la tradizione cattolica, la tradizione liberale e le tradizioni che si rifacevano al socialismo, al marxismo, al liberale socialismo. Perché la Costituzione riguarda i temi fondamentali di convivenza di un popolo e non si può definire o modificare a colpi di maggioranza. Perché le dittature sono, anche le dittature sono arrivate al potere con la maggioranza parlamentare, ma le verità non si definiscono con la maggioranza. Non so se il collega De Racciano vuole dire qualche cosa, perché aveva chiesto. Solo dire che questa sera non è stato richiamato un padre. Noi siamo un mondo politico senza padri. Non è stato richiamato, che posso dire, un nome? Filippo Durati, Ferruccio Parri, Sandro Vertini, anche Berlinguer, per i richiami, cioè Terracina. Cioè, dobbiamo chiederci perché questa perdita dei padri. Poi tre cose, io sono d'accordo con il dottore, però ci sono tre punti che possono valere a livello nazionale, ma anche come battaglia per Formia. Ci vuole il reddito minimo di cittadinanza. Di fronte alla tragedia delle generazioni giovani, ci vuole il reddito minimo di cittadinanza. A 18 anni qualsiasi cittadino deve avere un reddito minimo per non diventare, per non cadere nella carità o dei genitori o dei preti o di laici vari. Secondo, a Ferrara sono d'accordo per il turismo, ma senza attività industriale non si crea occupazione. Non siamo ancora in una società post-industriale, quindi occorre che l'area industriale, faccio un esempio di Formia, sia piena di opifici, capendo perché gli industriali del nord vanno a dislocare le loro fabbriche in Polonia, in Romania e in Slovenia, ma perché non creiamo noi qui nel sud, nel centro, le condizioni per cui sia più diciamo attrattivo fare l'azienda a Formia e non andarla a fare a Lubiana. Queste sono delle cose. E un'ultima cosa qui tengo. Noi domani, vorrei che Ingroia vi ricordasse, i padri della Repubblica, quelli che hanno dato la vita per l'idea di Repubblica, l'hanno incarnata per la prima volta, i martiri della Repubblica napoletana del 1799, sono nel fango del proneo della Chiesa del Carmine senza nemmeno una lapide che ricorda che quelli sono stati i padri della Repubblica Italiana. Cirillo, il vescovo natale, Pagano, Mario Pagano, sta nel fango del proneo del Carmine senza che ci sia una lapide a dire qui c'è il padre della Repubblica.
Grazie. Io volevo dire una cosa a lei, dottor Cardillo, perché prima ha detto giustamente e in modo condivisibile che c'è bisogno di dare certi insegnamenti anche sulla legalità a scuola, ma in questo momento noi abbiamo un malato grave, cioè la cultura a scuola in questo momento è importante ma non ci aiuta. In questo momento è importante intervenire subito e il dubbio è se per vie democratiche noi riusciamo a farlo. Visto questa classe dirigente così ampiamente stretta dentro una rete di corruzione, come facciamo a intervenire? Cioè, capisco il discorso della scuola, lo condivido assolutamente, ma adesso il malato è grave e quando si presenta il malato grave mi sembra che i dottori prima fanno una cura da cavallo e poi ti insegnano a non ammalarti più, no? Alla domanda forse potrebbe rispondere più agevolmente Piero Di Caterina o il giudice Ingroia, però non mi sottraggo. Io dico che i due interventi non sono alternativi. Dico solo che se noi pensiamo di risolvere i problemi della crisi attuale con manovre di carattere tecnico, addirittura in questo momento di crisi gravissima, per ben due volte i politici hanno gettato la spugna e hanno chiamato i tecnici riconoscendo la loro impotenza, noi non usciamo fuori da questa situazione. Mi scusi, vorrei completare. No, mi perdoni un attimo, non è impotenza, è mancanza di volontà che è diverso. Non e l'hanno dimostrato anche con l'ultima legge anticorruzione che hanno fatto. Guardi, è inadeguatezza rispetto alla gravità dei tempi che viviamo. Nulla voglio. Io mi suggerisco solo, non mi permetto di dare un suggerimento così. Da professore, da vecchio professore, anche al giudice Ingroia. E lo storico torinese, uno dei maggiori storici di storia contemporanea, Giovanni De Luna, ha pubblicato di recente un libricino intitolato Regione Civile. Fa un'analisi della politica degli ultimi 40 anni e dimostra che questa classe politica non è in condizione di capire quale tipo di rivolgimento planetario sia in corso e quali manovre servono, e sostiene, io sono d'accordo, che oltre all'azione civile, come è venuto il documento, è necessario in questo momento rifondare questo popolo e questa nazione, è necessario costruire una religione civile, cioè definire una serie di valori. E fa un esempio che io condivido. Quando si uscì dalla seconda guerra mondiale e ci trovavamo in una situazione disastrosa, a Parigi non mandarono dei tecnici. A Parigi andò De Gasperi, un raffinatissimo politico, il quale si rivolse ai vincitori e disse: io so che sono qui solo grazie alla vostra cortesia, ma sono orgoglioso di rappresentare il popolo italiano. Allora, e concludo, sa perché dico la scuola? Perché l'atteggiamento etico è un'esperienza, si dice in termini tecnici, del tipo dell'imprinting, cioè si forma nei primi anni di vita. Allora è dentro la scuola che bisogna instaurare un clima per cui si formino le coscienze etiche, altrimenti se questo popolo è convinto che il merito non conti, e questo lo si assimila a della scuola, è convinto che contino le amicizie, mentre passa si fa in un paese più moderno, non chiedono a chi appartieni, da dove vieni, chi ti manda, ma ti chiedono che cosa sai fare. Perché i giovani laureati italiani specializzati, quelli del CERN di Ginevra, dice la direttrice Gianotti, tra qualche giorno andranno tutti all'estero, perché questo paese non li chiama? E perché poi sappiamo che ci sono i costituzionalisti che sono indagati, perché coloro che insegnano il diritto e dovrebbero dare l'esempio di moralità e di eticità sono quelli che poi lo violano. Comunque lei dissente, mi fa piacere se lo esprime. Sì, lei, no, lo dice lui, tanto la pensiamo nella stessa maniera. Il problema, capisco completamente, il problema, professore, è che in Italia ora la scuola è vittima di corruzione. Quindi chi nella scuola dovrebbe insegnare ai giovani ad essere, a comportarsi legalmente, è spesso corrotto. I giovani che diventano ricercatori, molte volte lo diventano,
non per meriti scolastici, ma perché sotto la lenzuola o in casa di un barone o facendo mettere mano al portafoglio di papà conquistano certe posizioni. Questo è ignobile in un paese, e quindi i professori sono responsabili del segmento scolastico per la corruzione e va combattuta. È chiaro, io sono d'accordo con lei quando dice che bisogna svolgere un'azione presso gli scolari affinché ritorni in essere nella scuola uno spirito di legalità, la percezione dello spirito di legalità, ma come fanno i professori che sono corrotti a trasmetterlo? Quindi prima un'azione sui professori, prima riportare la scuola ad un livello di onestà intellettuale e poi giustamente. Ma voglio completare ulteriormente una riflessione. Io capisco cosa dice la. Noi oggi, giustamente come diceva il giudice, non so se chiamarlo come giudice, Ingroia, o il politico Ingroia, vuol dire, noi abbiamo un'Italia che è gravemente malata di corruzione democratica. In Italia è saltato il contratto sociale, che è la Costituzione. La Costituzione, e salta il contratto sociale, quindi non c'è più lo spirito di legalità minimo che il politico che amministra deve garantire al cittadino. E il cittadino che fa impresa, che si rivolge a colui che amministra, si trova ad avere a che fare spesso con un delinquente tendenziale. Denunciare è praticamente impossibile, perché ci sono meccanismi giuridici che le concedono la denuncia quando lei porta uno straccio di prova, e lei mi capisce che mentre un politico che amministra può crearsi la prova del tentativo di corruzione quando vuole, perché chiama carabinieri, polizia, l'esercito e arriva immediatamente a realizzare le trappole per prendere quello che corrompe. Ma quando il concussore, il politico che amministra, vuole portare l'imprenditore all'esasperazione, l'imprenditore non ha sponda a cui rivolgersi. Perché se va presso le forze dell'ordine, questi non sono più in grado di avviare alcuna indagine, perché ci sono norme che non lo consentono. E se va verso il PM decide lui quando e come poter intervenire, perché la politica negli ultimi 20 anni ha compromesso ai fianchi la magistratura. La magistratura non è in grado di dare risposte. Questa è la tragedia di questo paese. Io credo che è interessantissimo il ragionamento che Azione Civile sta facendo. Io credo che se non ripristiniamo le condizioni di contratto civile, cioè se il contraente, che è il cittadino che si rapporta con la politica amministra, che è l'altro contraente, non trovano una maniera di ritornare verso una condizione minima di legalità, questo paese va allo sfascio. Noi abbiamo oggi una situazione industriale, perché giustamente le dice, vabbè, l'industria, pensiamo alle cose dell'anima e della mente. No, tanti lo dicono, noi dobbiamo pensare alla ricchezza industriale, che è quella che poi consente di far sopravvivere la ricchezza del terziario. In Italia noi eravamo leader mondiali nella fabbricazione di autobus negli anni 90, leader mondiali. Sapete quante fabbriche abbiamo oggi in Italia di autobus? Solo una, che è quella di Finmeccanica, che ha attuato una situazione di corruzione inversa, la chiamo io. Praticamente non è più colui che vende allo Stato il mezzo che paga la tangente, ma vende l'autobus allo Stato e si fa dare i soldi. La situazione, adesso non vorrei dilungarmi, che non è il caso di... Autobus non ne abbiamo più in Italia. L'ultima fabbrica, quella che era qui in Valle Ofita, è stata chiusa e tutta la produzione di autobus è andata in Francia. Ecco, voi dovete tenere presente che nei prossimi anni noi andremo ad acquistare 40.000 autobus per il trasporto pubblico. Era un'occasione di grande occupazione, un'occasione di grande economia per il paese. Non ce l'abbiamo più, distrutta. Quindi è come questo settore, ce ne sono tanti altri, che stanno sedendosi, e il paese, se non si sarà portato ad affrontare questi problemi di natura economica, destinato a finire. Va bene, certo, potremmo rimanere qui a discutere su molte questioni, perché poi, lo diceva qualcuno prima, no? La crisi è non solo politica, ma è anche una crisi di valori, una crisi morale, perché io sinceramente non è che addebito tutte, come dire, le responsabilità a questa classe politica. Questa classe politica non è che l'espressione di quella, tra virgolette, che è la cosiddetta volontà popolare. Io che vi parlo vi posso portare all'attenzione la mia esperienza. Io sono stato amministratore per 20 anni del mio comune, bene, sono stato anche sindaco tra l'altro.
alle elezioni, alle scorse elezioni regionali, non a queste, a quelle precedenti, non sono praticamente stato eletto per soli 29 voti consigliere regionale, ma nel mio paese, dove io, ripeto, ho fatto per 20 anni l'amministratore facendo tutta la trafila, dai manifesti fino a diventare primo cittadino, nel mio paese, a me sono arrivati 500-600 preferenze. A Fiorito, che dista dal mio paese ben 50 chilometri, sono arrivati il doppio. E allora questo è un elemento di riflessione. D'altra parte, molte volte i rappresentanti che ci sono ai diversi livelli istituzionali sono la prova provata del disastro politico morale di una cultura che favorisce la corruzione. E spesso proprio quelle persone che vengono a dirti beh, ma sa, ma voi la classe politica eccetera, sono gli stessi che alla prima occasione ti vengono a dire sa, c'è un concorso, ma che si può fare? Come possiamo aggirare? Questa è la verità. Quindi bisogna veramente, ragione il Presidente, ripartire dalle fondamenta. Ripartire dalle fondamenta, perché poi la desertificazione industriale sta nei fatti. Molte, anzi, le decisioni più importanti che vengono assunte a livello politico, a differenza di ieri, che c'era la cosiddetta prima Repubblica, ma io mi permetto di dire che c'era anche uno spessore diverso, salvo qualche eccezione, per carità. E beh, oggi le decisioni, quelle più importanti, non vengono assunte dal governo, ma vengono praticamente assunte da Bruxelles, dalle lobby bancarie, finanziarie, gettano la rete, alla prima occasione tirano la rete e succede quello che è avvenuto in Grecia e che potrebbe capitare pure a noi. Romolo, scusa, ma quei banchieri li hanno nominati politici? I banchieri li nominano comunque. Ma non c'è dubbio, non c'è dubbio. E quindi perché... qual è la colpa? Qual è la colpa? La colpa, a mio avviso, in primis è di chi a livello comunale, per esempio, tanto per non andare e fare un esempio molto alla portata di tutti, ha avuto la bella idea, non so se Bassanini, per esempio, di abolire i Coreco, che bisognava farli funzionare. Invece li hanno aboliti in tutti i comuni, passano atti deliberativi che sono un'autentica vergogna. Ma com'è possibile che un comune, e parlo per il mio, ma potrei parlare di decine di comuni, sono indebitati, si indebitano per decine di milioni di euro nell'arco di 4-5 anni senza che il segretario comunale ne sappia niente, i capi settori, la Corte dei Conti, le interrogazioni regionali, parlamentari riescano minimamente a far pagare queste responsabilità su chi ha determinato questo sfascio. Ma vogliamo veramente scherzare? Questo è il dramma che c'è di fronte. Chi, per esempio, e concludo, ma questo è importante, chi ha voluto il Porcellum, il centrodestra? Beh, io vi posso raccontare la mia esperienza nell'ultima seduta del Consiglio regionale del 2005, io consigliere regionale, storace presidente, quando approvammo in sede regionale la legge elettorale. Bene, in quell'ultima seduta, l'ultima seduta, quindi allo scioglimento del Consiglio regionale, dovevamo votare la legge elettorale, che non si capisce con questa riforma del titolo quinto che cosa significa, che ogni regione si ritaglia il vestito su misura, per cui una regione decide che le indennità sono X, l'altra regione decide che i consiglieri regionali debbano essere 60-70 e non più commisurati con la popolazione. Bene, Storace quando ci propose questa legge, praticamente, e si parlava dell'abolizione del listino, ecco, di questa vergogna che è il listino, esteso a livello nazionale, nel listone dove confluiscono soubrette, nani, escort più o meno mascherate, ma anche escort maschili, per essere chiari, per non far torto a nessuno. Mi disse, e ci rimasi veramente male, dopo il mio intervento mi disse, caro lei, ma tu te la stai prendendo tanto con questa legge? Ma quella l'hanno fatta i tuoi compagni in Toscana. Sono stati loro in Toscana che hanno approvato la prima legge elettorale con il listino.
abolendo le preferenze. Con chi te la vuoi prendere? Questa è la realtà. Con il porcellum, l'elettore, il cittadino che viene eletto nelle istituzioni, praticamente non risponde più all'elettorato, ma risponde al padrone che lo ha nominato. Questa è la cosa dramma, questo è il dramma vero. E ecco il circolo vizioso, per cui c'è una classe dirigente, oltretutto pure come spessore, che lascia molto a desiderare. Io qua ho degli amministratori, ma io mi ricordo quando fui eletto ragazzino consigliere comunale, e quando si alzava qualcuno in consiglio c'era sempre qualcosa da imparare, mica si scherzava. Adesso andate a vedere. Allora io dico che di fronte a questa situazione bisogna riattrezzarsi, cercare di coinvolgere i giovani che sono resti a dedicare il proprio tempo, la propria disponibilità, sottrarre a se stesso i propri affetti, il tempo per dedicarlo alla politica. Però dobbiamo fare un investimento su questi giovani, perché altrimenti la battaglia è persa. Romolo, noi possiamo fare la nostra parte, non sono gli appelli retorici, e certo, ma noi possiamo fare la nostra parte. Però ma quale retorica? Io parlo dei giovani perché lo ricordo bene, perché se non investiamo sui giovani e quindi sul futuro, noi continueremo qua, magari i capelli finiranno per diventare tutti bianchi, racconteremo le nostre gesta, tra virgolette, però rimarremo sicuramente isolati e avulsi da quello che sta avvenendo a livello sociale. No, io lo cedo il microfono, per carità, e sono contento, perché altrimenti se non approfittiamo di queste occasioni per sentire anche la voce degli altri, ce la cambiamo e ce la sogniamo. Allora, no, una cosa volevo puntualizzare che ha detto prima, non so, lei ha detto che nei concorsi pubblici sono le persone che partecipano al concorso a venire a chiedere aggiustiamo, ma non mi risulta. I concorsi pubblici chi li bandisce? I concorsi pubblici lei sa che sono al 90% truccati in Italia, ok? Ed è a monte. Allora, a monte la politica che bandisce i concorsi, ok? Truccandoli, ovviamente, falsi. Lo so perché io ultimamente ho partecipato a due e l'unica persona che è stata presa tra varie era l'unica che non aveva i requisiti, ok? E dice fa un ricorso al TAR, ok? Proviamoci. Io ho fatto un ricorso, in questo caso, alla Federazione Nazionale della Stampa, perché era per un posto di addetto stampa in un ospedale e praticamente abbiamo partecipato in cinque, una specie di colloquio farlocco, praticamente, in cui ti chiedevano in due minuti lei come farebbe la comunicazione di un ospedale, cioè questo era il concorso, capito? Io gli ho detto ma scusi, un compito scritto, non so, vagliare il curriculum, no. Vabbè, alla fine è stata presa appunto questa signora vicina a CL, sappiamo che in Lombardia è CL che comanda, che era l'unica che non aveva requisiti. Abbiamo fatto un esposto alla Federazione Nazionale della Stampa segnalando la cosa, perché praticamente il requisito che mancava era quello dell'iscrizione all'ordine, ok? Da un certo periodo. Nessuna risposta, quindi proviamo ad andare contro i mulini a vento. Allora, questo fatto dei concorsi pubblici che poi sono truccati, cosa porta? Alla creazione di una classe non solo politica ma anche dirigente non tanto incompetente, a volte spesso anche incompetente, però tante volte magari sì, facilmente ricattabile anche, e quindi sicuramente collusa con la politica corrotta. Quindi questo è il quadro, quindi non c'è parità di accesso alle opportunità del lavoro, dell'imprenditoria, e glielo dice una precaria che ha 45 anni, ok? Non c'è parità, parità. Non è una questione morale, gli italiani per la maggior parte io credo che siano persone onestissime, bravissime, sono pochi quelli che rubano un'enorme quantità di futuro e di soldi e di futuro ai nostri figli, ed è qui che bisogna andare a fondo. Nelle scuole ho provato io con Cosa Pubblica a portare un progetto per parlare ai ragazzi, ebbene ci sono gli insegnanti che magari hanno vinto quei concorsi pubblici truccati che fanno ostruzionismo. Quindi comunque noi ci proviamo, continuiamo, però è dura. Io
ringrazio i relatori, ringrazio voi presenti, ma mi dicono che si deve chiudere una discussione. Però vorrei provare a lanciare un... Signora, io faccio un discorso un po' più profondo. Io dico che il principio di illegalità vige in Italia perché i bambini non respirano da appena entrano nelle scuole materne. Te lo dico io perché? Perché la valutazione è arbitraria dalla scuola elementare fino all'università. Se lei ha studiato giurisprudenza, lei probabilmente qualche volta viene esaminata da uno studente appena laureato, che ne sa meno di lei, e il voto non viene mai motivato. E nei concorsi, anche ufficiali, fanno firmare gli stadini in bianco prima di svolgere l'esame. E questo avviene nelle sedi della legalità. E di qua poi si passa agli autovelox messi col trucco non per limitare gli incidenti ma per incrementare il bilancio comunale. Ma da questo come si esce? Io non escludo l'importanza delle azioni contingenti, dico solo che saranno destinate a rimanere sconfitte se non si fa un nuovo piano Marshall di carattere etico, in cui si comincia dai formatori e piano piano si comincia a far capire ai bambini prima, agli adolescenti poi, eccetera, che quello che conta è il merito. Però se vogliamo che il merito conti, dobbiamo accettare un minimo di selezione, e la sinistra ha qualche responsabilità da questo punto di vista. Ma sarebbe lungo, e quindi io ringrazio soprattutto voi per la pazienza, ringrazio i relatori che sono venuti anche da lontano, e auguro loro di poter avere il successo che meritano.